È stata presentata questa mattina dalla Camera di Commercio e delle Associazioni Agricole della provincia di Pesaro e Urbino la pizza celebrativa Rossini e Raffaello, prodotto culinario che celebra i due autentici colossi del patrimonio culturale e delle eccellenze agroalimentari delle Marche. Il progetto nasce in continuità con quello delle pizze terre di Rossini e Raffaello, iniziativa che valorizza tramite la farcitura i prodotti locali di alta qualità che contraddistinguono il territorio alla quale aderiscono una quindicina di ristoratori. E quindi è un modo molto anche molto arguto, molto intelligente, diciamo così, per dare il via a un qualcosa che ha poi attinenza con l'arte culinaria. Quindi tra arte musicale e arte pittorica ci ritroviamo l'arte culinaria. Soddisfatto il vicepresidente della Camera di Commercio Varotti, nel quale ha ricordato l'importanza del progetto che conferma la forte vocazione delle strutture ad entrare nel sistema della ristorazione. La pizza, testimone della qualità marchigiana e anche per il suo aspetto simbolico, è caratterizzata con 6 ingredienti che ricordano i colori e in parte i sapori del Rinascimento. Abbiamo pensato ai colori, come lo zafferano del Montefeltro, abbiamo pensato alle patate, quindi il zafferano, abbiamo pensato alla salsa verde. Questi due colori erano sempre presenti nel Cinquecento e soprattutto da Raffaello. Poi abbiamo pensato alla cremosità, ad esempio, di un ciauscolo e quindi anche una sensazione di carne e di sensazione morbida che il ciauscolo ha. E poi abbiamo pensato al carciofo di Montelupone, che è un presidio slow food da valorizzare. E poi ancora la croccantezza dell'oliva scolana tenera del Piceno, che è fritta, e poi ancora la maionese. Maionese e tartufo. Ho chiuso con maionese e tartufo per chiudere con Rossini. 150 anni dalla morte lo celebriamo con il tartufo che lui metteva su ogni piatto, sia pesce che carne che cacciagione, e la maionese, che ormai è entrata anche nella tradizione della pizza Rossini.